Nel corso degli ultimi secoli, il numero delle comunità umane nel mondo è andato a scemare, fino ad arrivare ai circa 200 stati oggi esistenti. Dalle migliaia e migliaia di comunità originarie, ognuna con pochissimi abitanti, tutti in qualche modo legati fra loro, ci stiamo velocemente dirigendo verso un'unica macroscopica supercomunità. Stiamo abbandonando le culture incentrate sulla tradizione, sulla religione e perfino sulla nazionalità. Ci stiamo dirigendo verso un unico Leviatano, senza limite, senza forma e nichilista, figlio della tecnica e della scienza. Il controllo universale che Giorgio Agamben ha superbamente associato al giudizio universale cristiano è oggi realtà nella maggior parte dei paesi del mondo. Si vogliono imporre nuovi stili di vita, fondati principalmente sul controllo sociale, con l'ausilio di strumenti che prima non c'erano e adesso si vogliono portare alla quotidianità. Sembra che questo controllo capillare e generalizzato che si sta instaurando nelle nostre società, nella sua essenza, non sia un mezzo, ma piuttosto un fine. La situazione è grave, il cielo è cupo sopra di noi, ma abbiamo il dovere di resistere. Junger sosteneva che quando lo Stato tenta di assassinare il diritto sopravvive nei ribelli. Incarniamo questo diritto e rifondiamo la civiltà nella sua forma originaria. Per citare ancora Agamben, bisogna assolutamente ricreare una comunità all'interno della società, con il libero dibattito sulla verità invece dell'informazione imposta, con la fiducia e la collaborazione invece del sospetto e della discriminazione. È una richiesta impegnativa, ma l'alternativa, ovvero l'orrore della fedeltà alle convinzioni imposta dall'autorità e della cieca obbedienza a qualsiasi folle ordine piova dall'alto, è chiaramente peggiore. Non siete il nostro governo, né la nostra rappresentanza, non siete né leader né presidenti, non siete ministri né uomini di Stato, in effetti non siete neanche uomini, siete vuoti e per questo perderete. Noi, invece, siamo la generazione fertile che ripopolerà la storia di uomini e donne e non di macchine. Non lo faremo con le spranghe né le barricate, perché altrimenti non saremmo altro che l'ennesima versione di voi stessi. Lo faremo con la lucidità di un dissenso costante. Saremo l'acqua che vi entra nelle scarpe e nei vestiti. Saremo il mare che eroderà le vostre dighe, perché non obbediremo a niente.